Buongiorno, nuovo vlog. Buongiorno a tutti, nuovo vlog. Come sempre il caos regna sovrano, ma io mi diverto ad aprire i vlog quando ancora in casa non ho fatto una beneamata mazza, perché mi diverto così. Questa mi tiene sempre aperte le porte, prima o poi mi trovo qualcuno in sala. Come vedete c'è il caos più o meno in casa, devo portare la spazzatura, molto bene, che informazioni interessantissime. Qui vi volevo far vedere brevemente, sono dolcetti siciliani di quelli alle mandorle, non so se qualcuno di voi li conosce, comunque mandorle, pistacchio, fiori d'arancio, 50.000 calorie l'uno. Questi sono alcuni che mia suocera, siccome veniva comunque in treno, non poteva fare 40.000 confezioni, ne ha fatta una unica, e questi li devo portare a mia madre insieme a questo che è il miele, che ne ha preso uno anche per me e mia suocera. Mia mamma mi sta tirando il bidone da 2 giorni, cioè veramente, ieri dovevo andare, mi ha chiamato, mi ha detto no, guarda, viene la mia amica Giuliana, puoi stare a casa tua. Stamattina chiamo, dico vabbè, allora più tardi vengo. No, non venire, perché stamattina il medico è venuto molto presto, mi ha svegliato, c'ho sonno e oggi pomeriggio voglio dormire. Cioè, quindi proprio mi sta tirando il pacco da 3 giorni e io non so come devo fare. Quindi adesso devo sistemare un pochino casa, qui c'ho i panni che si sono asciugati ieri. Sempre più informazioni interessanti, adesso vi butto qui sopra. Che bello, così si vedono i miei sei menti, ciao da me e i miei sei menti, come sempre, ma sono miei amici loro. Questi li piazziamo qua, poi li mettiamo a posto fra 3 giorni, molto bene. E niente, cosa volevo dirvi? Volevo oggi raccontarvi una cosa carina e interessante, ma ne parliamo dopo, così. Tutti i giorni, pare che lo faccio solo io, ma mio marito ha una sorta di fissazione, adesso qua chiudo che ci sono i cuscini supplementari per la notte, ha una sorta di fissazione con il letto e fa questa cosa qua tutte le notti, cioè tutte le sere. Vedete che dalla mia parte è sistemato e dalla sua è tirato via. Lui deve dormire per forza d'estate e d'inverno sempre con i piedi scoperti, perché lui sente caldo ai piedi. Io invece assolutamente no, perché se mi scopro i piedi viene il mostro che mi tira i piedi, e assolutamente questo non può succedere. Anche con 40 gradi i piedini devono essere coperti. Quindi litighiamo sempre, perché lui a volte nel tirare via quella parte tira via anche la mia, io di notte mi trovo coi piedi scoperti completamente in balia del mostro, cioè questa cosa è inaccettabile. Tanto lo mettiamo a posto per il momento, così. Siete caduti. Oggi per pranzo credo che farò qualcosa di molto semplice ma molto buono, perché mia suocera e mio suocero mi hanno portato un po' di ricotta salata, si chiama, praticamente ricotta al forno, però di quella, boh, credo semplicemente che sia cotta di più, però non so, comunque è di una consistenza semisolida, nel senso che si grattugia, però non ha il sapore del parmigiano, è un'altra cosa, è una cosa insomma tipicamente delle parti di mio marito, e me l'ha portata, l'abbiamo aperta ieri. Quindi insomma non va consumata in qualche giorno, e oggi penso che cucinerò semplicemente un piatto di pasta con grattugiata sopra quella ricotta, che poi è una cosa semplice ma penso una delle cose più buone di questo mondo. Fatemi aprire qua perché così c'è un po' più di luce e magari la dottofessa, guardate chi c'è,
Gigi, ciao! Dice, ieri quando ha visto la nonna ha fatto il 30 diavolo, si dice dalle mie parti. È diventata pazza, faceva dei salti giganteschi per la felicità, non si capiva più cosa doveva fare. Veramente. La mia suocera era preoccupata che non la riconoscesse, perché comunque noi ci vediamo sempre per videochiamata, che ringraziando Dio ci sono. E era preoccupata che non la riconoscesse, perché quando ci videochiamiamo, che lei comunque dal telefono, dalla videochiamata la chiama e gli dice Marta, la chiamo, lei non la calcola, ma perché secondo me non capisce, devono comunque non vedere bene sullo schermo, o comunque anche se capisce crede che forse sia qualcosa tipo la televisione. Invece quando l'ha vista faceva dei salti, cioè alti come me, cioè praticamente, quindi era contentissima. Stasera poi tra l'altro saranno qui, quindi Marta è proprio a nozze. Niente, cosa vi volevo raccontare? Sapete che i miei vlog casalinghi sono quelli fatti per tenervi compagnia, per tenermi compagnia, niente di più. Però questa volta ho una cosina da raccontarvi, diciamo, abbastanza particolare. Quindi insomma mi dilungo un pochino di più oggi per raccontarvi questa cosa. Non è niente di chissà, che dovete sapere che a luglio circa, più o meno, vi ho raccontato la mia peripezia di agosto, cioè peripezia, la mia piccola avventura con un'azienda thailandese, credo, non ricordo più comunque, che appunto voleva farmi usare queste capsule dimagranti e farmi fare uno spot, più che farmele usare, perché non mi hanno manco chiesto di provarle, a dire la verità, mi hanno solo detto di fare questo spot di 2 minuti che poi loro avrebbero inserito nel loro sito, e poi io ho rifiutato, anche se comunque, vabbè, io sono comunque la solita youtuber fallita, nel senso che, vabbè, quando si è al mio livello, cioè niente, bisognerebbe fare qualcosa per cercare di aumentare la propria visibilità. Voi sapete che io non chiedo neanche mai, quasi mai, di mettere mi piace, condividere, insomma, anche se è scontato che questo è comunque una delle cose più importanti. Per far sì che insomma chi fa questa cosa venga visto, però insomma anche queste qui che ti propongono queste cose in teoria potrebbero essere delle occasioni, anche se il prodotto non ti piace, anche se non lo userai, anche se i soldi sono pochi, il fatto che queste persone mettano il tuo volto nel loro sito potrebbe far sì che tu venga conosciuta molto più ampiamente. Diciamo che a me piacerebbe essere comunque, ovviamente, come tutti quelli che hanno un canale, perché io non penso che nessuno abbia aperto un canale per parlare da solo, altrimenti c'è la neurodeliri, volendo che uno può parlare quanto vuole. Io comunque parlo spesso da sola e ho sempre ragione, guarda, è meraviglioso. Comunque, a parte questo, io comunque, sapete che comunque sono una youtuber fallita, lo dico sempre, quindi comunque ho rifiutato, non se ne parla neanche adesso, però non vi ho raccontato che a luglio mi è arrivata un'altra proposta alquanto croccante, nel senso che io credevo fosse uno scherzo inizialmente, quando ho ricevuto la mail, perché ho ricevuto una mail appunto da una persona che mi diceva guarda, visita questo sito, questo era scritto più in basso, prima c'era scritto avremo una proposta da farti, quest'autunno comunque partirà un programma, un reality show web, e noi insomma, avendo visto i tuoi video, avremmo piacere che tu partecipassi. Se ti va di saperne di più, sia via mail oppure lasciami il numero di cellulare, insomma di telefono, Marta deve dire sempre la sua ma noi non la caghiamo, che ti contatto. Io ho lasciato il numero di telefono, cioè le ho risposto, ho detto sì sì, guarda, voglio saperne assolutamente di più, perché comunque ero molto curiosa. Lasciami, ti lascio il mio numero quando, cioè secondo voi, cioè la maleducazione, guardala, ti chiamano, vai, c'è il gatto. E praticamente mi hanno contattato, mi ha telefonato un gentilissimo signore di cui non ricordo proprio il nome, abbiamo fatto 4 chiacchiere e mi ha spiegato di cosa si trattava. Praticamente dovrebbe partire questo reality show web proprio dedicato a YouTube, in cui queste persone appunto, come funziona? Funziona che tu dalla piattaforma loro puoi avere accesso a vari diciamo webcam
barra telecamere nelle varie case delle persone. In più ci dovrebbe essere anche una casa in cui ce ne sono più di uno, nelle varie case, vi dicevo, scusate, degli youtuber in questo caso. E quindi insomma tu che sei a casa hai proprio potere decisionale di quale telecamera vedere, in che orari vederle, cosa fare, come interagire, insomma era anche un po' interattivo questo reality. Ovviamente le telecamere, non so quanto sarebbe durato, ma le telecamere sarebbero state piazzate in casa nostra e lui mi ha dimostrato di vedere i miei video veramente, perché quindi di aver scelto me, eventualmente anche mio marito, perché comunque vive qui, perché comunque mi ha detto eventualmente se avete piacere le vorremmo montare anche nel camper, o altrimenti solo in casa, quindi comunque sarebbero comunque mi sarebbero arrivate a casa queste fotocamere, queste webcam, molto semplici da installare, quindi avrei dovuto installarle in sala e praticamente in ogni luogo della casa tranne la camera da letto e il bagno. Queste telecamere avrebbero dovuto, comunque devono essere accese, restare accese H24 e quindi sempre. Ci hanno detto che comunque non importa assolutamente essere in casa o meno, nel senso che comunque sanno benissimo che la gente lavora, vive, e quindi probabilmente per nella maggior parte dei casi le case degli italiani, ma non solo, sono vuote per la maggior parte del tempo della giornata, comunque, quindi per loro comunque non è un problema. Sapeva chi era Marta, quindi conosceva Marta, e quindi diceva queste telecamere accese possono essere simpatiche anche per vedere che cosa fa lei. Io avrei avuto, oltre che queste telecamere, una sorta di computer, di tablet grande in cui io comunque touchscreen potevo interagire con voi, quindi con chiunque entrasse, che magari mi chiedesse qualcosa, però deve iniziare a ottobre, che sa questa cosa, quindi questo praticamente. La data precisa non la so, e a titolo completamente gratuito, ci tengo a precisarlo perché io gliel'ho chiesto, perché è una cosa del genere, completamente gratuito, se non il fatto che comunque, secondo appunto questa persona, probabilmente io sarò contattata da diverse aziende, perché comunque telecamere piazzate H24 nella mia sala, nella mia cucina, eventualmente nel mio camper, potrebbero far sì che qualche azienda mi chieda di utilizzare qualcosa di suo durante questo reality, no? Così come fanno, adesso la sparo grossa, però così come fanno al Grande Fratello, che utilizzano un certo tipo di caffè, un certo tipo di acqua. Va bene che quest'anno se ne andavano tutti gli sponsor, però una sorta di sponsor. Questi sponsor comunque eventualmente, se si fanno avanti, pagherebbero me comunque gli ideatori, i proprietari, fra virgolette, del format di questo reality show prenderebbero una percentuale. Questo è quanto mi è stato proposto. Io questa volta però voglio vedere, ovviamente a parte questo, vi finisco solo di dire una cosa e poi vado avanti. Ovviamente tutto per la gloria, cioè nel senso il fatto che io non venga pagata o il fatto che non ci siano sponsor, comunque anche se ci sono sponsor, una parte io la debba comunque diciamo dividere con chi ha ideato questo progetto, però insomma secondo la persona con cui ho parlato la cosa viene fatta per la gloria, come si suol dire quando uno non è pagato, però della serie, cioè io avrei avuto la visibilità, quella famosa cosa per cui non percepisci magari soldi, però ti può aiutare a far crescere, perché comunque io sarei, sono nel reality come Mr. Nerelli, e quindi è il mio canale YouTube ad essere comunque pubblicizzato in questo reality. Allora, io vorrei questa volta non dirvi se io ho accettato o meno, perché comunque non perché voglia fare chissà quale giochino, che non è una cosa che è proprio parte di me, però vorrei proprio vedere secondo voi, vi voglio lasciare con questo quesito, secondo voi io ho accettato o ho rifiutato di partecipare a questo reality? Adesso vi saluto, come sempre vi mando un nuovo bacione e a presto con la risposta. Ciao!